Signor Sindaco, c'è una domanda del signor Di Dio, Francesco Di Dio Cafiso, che le rivolge direttamente per una nostra nuova rubrica per la zona franca, e dillo direttamente al Sindaco. La domanda è il rifacimento di una via che a lui sta particolarmente a cuore, perché è disabile in carrozzella e quindi non può attraversare quella strada. Io gliela faccio vedere adesso, la domanda che lui le pone direttamente in video, e poi le risponde. Signor Sindaco, gentilmente io gli chiedo che in questi giorni so che avete fatto dei progetti e ci sono ancora in corso dei progetti dei marciapiedi. Alcuni li avete fatti, però mancano le strade che sono non agibili per i disabili. E io quelle strade che prendo trovo tante difficoltà e ci cado sempre e ho il rischio anche di farmi male. Signor Sindaco, la prego, se questo mio consiglio lo apprezza e lo mette in pratica, io la ringrazierò con tutto il mio cuore e sarò disponibile a collaborare con lei. Qual è la strada nel particolare che le interessa? La strada in particolare in cui mi interessa è la strada della caserma, la via Brindisi e la via Fratelli Bandiere, che lì ci sono caduto una volta e mi sono fatto un male pazzesco. Sono finito anche in ospedale a controllarmi. E ho messo in panico tutti in cui abitavano in quella zona e ci abitano. Signor Sindaco, se lei mi farebbe questo piacere di collaborare, di mettere in pratica la mia affermazione e i miei consigli, so che, come le ripeto, so che state progettando e avete fatto alcuni marciapiedi, la mia strada è stata fatta, i marciapiedi sono stati fatti, però ci mancano le altre strade che non sono fatte. Per me, per gli amici e per tutti quelli che ci camminano e ci cadono sempre. Io non mi auguro che non si faccia mai nessuno male, però... Perfetto. Signor Francesco, la ringrazio per questa domanda che rivolgeremo direttamente al Sindaco, le faremo sapere. Grazie. Prego. Sì, al giovane Di Dio Cafiso devo dire che queste segnalazioni già lui aveva avuto modo di farceli, e prendendo anche in considerazione queste segnalazioni, ma anche segnalazione degli abitanti della via Brindisi, abbiamo inserito all'interno del progetto di manutenzione delle strade di cui parlavo prima proprio la via Brindisi. In effetti si trovava in uno stato sicuramente di non sicurezza, non solo per i pedoni, per gli automobilisti, ma anche per i diversamente abili che sono costretti a transitare la via Brindisi attraverso la carrozzina. Grazie a nome anche di Francesco, signor Sindaco. Grazie.